Allora, siamo qui ai banchetti della Lega in Piazza San Carlo. Buongiorno, intanto. Buongiorno. Sei Michela Carosso, sono la responsabile del gruppo politico femminile di Torino. Ci dici cosa accade in questi stand oggi? Allora, abbiamo 10 gazebo per portare i nostri uffici in piazza, per creare un contatto diretto sempre più con i cittadini. In questo banchetto prendiamo le impronte digitali, perché pensiamo che qualunque cittadino possa lasciarle liberamente se non ha nulla da nascondere. E nell'altro banchetto invece prendiamo le firme per una petizione per chiedere al sindaco Sergio Chiamparino di impiegare la polizia locale davanti alle scuole, nei parchi pubblici, davanti alle discoteche. È una risposta al No Cap Day o è un'iniziativa che sarebbe comunque accaduta? È un'iniziativa che sarebbe comunque accaduta, perché la Lega tutto l'anno è sul territorio e quindi vogliamo ancora di più esserlo con questa iniziativa che riunisce tutti i banchetti e tutti, soprattutto gli esponenti locali. E che finalità ha questa raccolta di firme, soprattutto che valenza dal punto di vista istituzionale può avere? Ma più che altro vogliamo chiedere a Chiamparino di guardare in faccia il problema sicurezza, nel senso che secondo noi è un problema reale e non è solo la percezione dei cittadini, e quindi chiediamo che vengano stanziati dei fondi e si faccia qualcosa di concreto sul territorio di Torino. Per quanto riguarda le impronte digitali, il gruppo Giovani ha deciso di mandare i moduli con le impronte a Maroni per rafforzare la nostra idea su questa raccolta di impronte e per sostenerlo nella sua iniziativa. Grazie. Grazie a lei. Ciao. Ciao. Questa propensione. Anche un altro giorno, matto.